vicepresidente della Camera più giovane della storia. L'avversario che nessuno vorrebbe affrontare in un dibattito televisivo. Ci dicono che Alfano, quando ha saputo della sua presenza da Mentana, ha rinunciato a partecipare. Renzi, il nostro presidente del Consiglio, appena nominato, gli inviò Pizzini per stabilire un contatto a mo' di Prima Repubblica e fu prontamente smascherato. Iniziato questa avventura insieme, Luigi Di Maio. Buonasera. Prima mi dicevano che cos'è la liberazione. Io credo che questa piazza sia la liberazione. Oggi stiamo festeggiando una cosa che a Pomigliano almeno non è mai successa. Io ho una piazza così libera di cittadini che vengono qui ad ascoltare dei parlamentari, gli battono anche le mani, io almeno non l'ho mai vista, Io ho cominciato da questa piazza, ero lì, il secondo gazebo che vedete, era posizionato proprio lì, c'eravamo io e questo fesso qua, Dario De Falco e qualcun altro, raccoglievamo delle firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, la prima legge presentata da questo movimento che ancora non esisteva, si chiamava Parlamento Pulito, chiedeva che non ci fossero più parlamentari condannati all'interno del Parlamento, che non ci fossero più parlamentari di professione, massimo due mandati, e le preferenze nella legge elettorale. Noi sono passati 7 anni da quella raccolta firme, demmo una possibilità a quella classe politica, gli portammo una legge firmata da 250.000 cittadini in un solo giorno, l'8 settembre del 2007, l'8 settembre gliela portammo al Senato, al Presidente del Senato, del PD allora, un certo Franco Marini. Gliele portammo, e lo sapete dove stanno quelle firme? Stanno negli scantinati del Senato. Quando siamo arrivati noi l'anno scorso abbiamo chiesto fateci vedere dove sono le nostre firme e ce le hanno fatte vedere, erano lì, gli spruzzavano anche l'antimuffa. Noi a questa gente e soprattutto a Pomigliano abbiamo dato tutte le opportunità del caso. Io sono quello, sempre insieme a questo fesso qua, che andò a fare una domanda a quelli del PD al loro convegno di presentazione dei candidati alle europee. Gli andò a chiedere una cosa, gli andammo a chiedere se osannare Craxi e se la moralità era ancora al centro del dibattito politico, se osannare Craxi a quelli là che dicevano di essere allievi di Berlinguer non gli sembrava una stortura. Ci cacciarono e ci aggredirono, finimmo su tutti i giornali. Ebbene, quella persona e quelle persone si sono prese la loro rivincita, perché a quella gente che avevano dato delle opportunità avevamo provato a prendere contatti con tutti i partiti, abbiamo fatto raccolte firme in questa regione, sia a Bassolino che a Caldoro, abbiamo portato i piani alternativi per la gestione dei rifiuti, dei piani alternativi che non hanno mai considerato, salvo poi scoprire che c'era l'emergenza rifiuti ogni 2-3 anni, piani alternativi che copiavano dai paesi più virtuosi d'Europa. Non ci siamo mai inventati nulla, nulla ci siamo mai inventati, abbiamo preso quello che fanno nel resto del mondo e l'abbiamo portato in Italia, abbiamo preso le cose normali e le abbiamo portate in un paese anormale e abbiamo iniziato a fare una rivoluzione, solo che loro non ci stavano. Qui a due passi siamo andati con la telecamera, io avevo, sono hanno passati 5 anni, 6 anni, con la telecamera lì a riprenderli, a dire se voi siete dei politici, fate un consiglio comunale, cosa avete in contrario al fatto che io vengo con una telecamera e vi riprendo e metto su YouTube quello che fate, lo faccio vedere ai cittadini che magari sono stanchi e non riescono a venire al consiglio comunale. Ci mandarono i vigili urbani che eseguivano degli ordini, per carità, e ci cacciarono dall'aula consiliare e dovemmo fare una battaglia solo per riprenderli. E questa gente, quando poi abbiamo preso il 25% e siamo stati la prima forza politica d'Italia, sono venuti da noi a chiedersi di allearci. Quella stessa gente che ha provocato questo disastro. Prima il giornalista di Sky mi chiedeva: ma noi siamo un paese libero per festeggiare il 25 aprile? Io ho detto: noi al massimo possiamo festeggiare i nostri partigiani, quello che fu fatto allora, ma non possiamo dire che siamo un paese libero.
Questo paese ha un imprenditore con sempre Equitalia alle calcagna, giorno e notte, non ci dorme più per Equitalia. Questo paese ha un disoccupato che trova un muro di gomma nei collocamenti e nei centri per l'impiego che sono diventati, e non ho nessun problema a dirlo, appannaggio dei sindacati e dei partiti. Questo sono diventati e nient'altro. Questo paese ha sempre avuto cittadini negli ultimi 20 anni che quando provavano a prendere contatto con delle forze politiche o dei politici trovavano sempre un poliziotto in assetto antisommossa, e siamo diventati amici con quei poliziotti perché neanche loro avevano nessun interesse, erano uno di noi, avevano nessun interesse a caricarci o a darci fastidio o a lanciarci fuori, a portarci fuori, non c'era nessun interesse. Allora che paese libero siamo? Questa, la festa della liberazione, il 25 aprile, la chiamano così, è la festa sì, che possiamo festeggiare quello che è successo nel 45, ma oggi ai fucili si è sostituito lo spread, ai carri armati hanno sostituito il fiscal compact e a quelle che erano i proiettili ci sono la legge Fornero, la legge su Equitalia, tutto in nome dell'Europa. Mi dicono che faccio dei paragoni infelici, ma di cosa stiamo parlando? Avevamo dei pensionati che stavano per andare in pensione e gli abbiamo prorogato l'età pensionabile, fregando la futura generazione. Cioè abbiamo ammazzato due generazioni in un solo colpo, hanno ammazzato in un solo colpo. Avevamo i comuni che facevano la riscossione fiscale e si sono inventati il privato, si sono inventati un concessionario di Stato che sta pignorando case senza fine a imprenditori che non hanno più nulla. Segnatevi questa data, il 20 maggio 2014. Andremo insieme a Beppe Grillo e tutti i meetup d'Italia a scongiurare e a fermare la messa all'asta della seconda casa di un imprenditore che aveva un fido scoperto di 30.000 euro, gli hanno pignorato due case, ma la seconda non gliela tolgono e li blocchiamo noi questa volta. Quello che sta succedendo in Italia è quello che avevamo sempre detto, il blog di Beppe Grillo l'anno prossimo fa 10 anni, sono 10 anni che diciamo queste cose, abbiamo provato a dirle prima alla politica, sperando che la politica ci ascoltasse, noi dicevamo ci sono dei buoni progetti, li presentiamo e loro ci prendono in considerazione, peccato che non ci ascoltavano mai, ci prendevano, ci chiamavano populisti, fascisti, tutto quello che volevano e noi ce la tenevamo pure, tanto ormai ci siamo abituati. Poi a un certo punto ci siamo scocciati e abbiamo detto facciamo le liste civiche, ci siamo presentati, facciamo il Movimento 5 Stelle, presentiamoci alle regionali. Sono entrati migliaia di consiglieri comunali, di consiglieri regionali, ragazzi di 18 e 20 anni, li abbiamo mandati come prima linea all'interno delle istituzioni a combattere contro le lobby, contro dei partiti che provano ad allearsi per sopravviverci, quello che stanno facendo anche il Parlamento italiano. Abbiamo sconfessato l'inciucio. Gliel'abbiamo in qualche modo portato alla luce del sole, non era un inciucio, era una relazione sentimentale, solo che prima lo facevano sotto banco. Quando siamo arrivati noi, come sta succedendo nel resto d'Europa, si sono dovuti alleare per sopravviverci. E così abbiamo fatto il movimento, sono entrati i consiglieri regionali, ce l'abbiamo fatta in Sicilia. In Sicilia, secondo i sondaggi, siamo al 33% contro il 23% del PD. Siamo la prima forza politica nella terra della mafia. In quella che doveva essere la terra della mafia, siamo la prima forza politica. E se si stanno svegliando in Sicilia, ci sveglieremo anche noi in Campania. È un movimento che sta portando nelle istituzioni un po' di normalità. Un po' di normalità con gente normale. Io oggi qui dietro di me ho gran parte dei miei colleghi parlamentari campani e ringrazio pure Manlio Di Stefano invece che viene dalla circoscrizione di Milano, dalla Lombardia, originario della Sicilia, come molti giovani che lavoravano in Lombardia, che lavorano in Lombardia, costretti ad emigrare. Queste persone qui che stanno qui sono persone che non avevano nessuna intenzione di fare i parlamentari. Io un anno e mezzo fa non avrei mai pensato di fare il vicepresidente della Camera, ma neanche ci credevo se qualcuno me lo veniva a dire. Ma cosa dovevamo fare? Ce ne dovevamo andare? Dovevamo subire? Noi questo non l'abbiamo voluto fare, abbiamo provato a cambiare e allora ci siamo candidati grazie ad un catalizzatore che è il blog
di Beppe Grillo che ci ha messo insieme, che ha messo insieme molti di voi qui stasera. Ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a fare rete, abbiamo messo insieme le persone e alla fine quello che abbiamo ottenuto è stato un movimento con pochissimi soldi, che sono tutti privati, in autofinanziamento, nessun soldo pubblico e soprattutto di persone nuove, normali, che non hanno niente a che vedere con la vecchia politica. E qual è il valore aggiunto? Che non hai nessuna lobby dietro, nessuno che ti dice cosa devi fare e cosa non devi fare. Allora, quando si dice normalità, noi adesso ci prepariamo alle elezioni europee. Io lo voglio dire ai miei concittadini pomiglianesi che sono qui, ce ne sono tanti, li ho salutati prima passando per la piazza. Guardate, tutti quanti parleranno male dell'Europa. La prossima battaglia alle europee non si farà sui programmi, perché i programmi ormai da 5-6 anni a questa parte sono tutti uguali. E perché? Perché hanno imparato a copiarci. Hanno dei ottimi grafici che gli fanno bellissime grafiche. Mettono i nostri punti nel programma e dicono così ci facciamo la campagna elettorale. E così io mi trovo sempre col cittadino di Pomigliano che ogni tanto mi dice sì, è vero, tu dici questa cosa, io sono d'accordo, ma come la dici tu, la dice anche Forza Italia e la dice il PD. Bene, qual è la differenza? La differenza è che tu ti devi chiedere se quello che sta dicendo quelle cose è un politico, una forza politica credibile, cioè che in questi anni ha fatto quello che diceva, hanno fatto quello che dicevano. A me non sembra. In questi anni ho visto qui sfilare davanti alla Fiat di Pomigliano d'Arco tutti i partiti, dicevano non vi preoccupate, lo risolviamo noi, 2 mesi cassa integrazione, licenziamenti, ritornavano, non vi preoccupate, ci penso io, 2 mesi cassa integrazione, licenziamenti, hanno sempre fatto questo. E che credibilità ha un PD o una Forza Italia che oggi viene qui a dire che vuole cambiare l'Europa se sono stati loro a creare questa Europa, firmando i trattati che stanno facendo svendere tutto il patrimonio pubblico dell'Italia. Il Fiscal Compact l'ha firmato Berlusconi e l'ha ratificato il PD e ci sono le votazioni, se pensate che vi stia dicendo palle, andate a vedere. Che cos'è il Fiscal Compact? È un trattato che ci chiede dai 30 ai 50 miliardi di euro all'anno per 30 anni da trasferire all'Europa per ridurre il debito. Noi l'anno scorso non trovavamo 4 miliardi per l'IMU, 30 miliardi all'anno, nella migliore delle ipotesi, significa spendere tutto quello che abbiamo. Inizieranno da Pompei, da Ercolano, dalla scuola, dalle grandi partecipate statali, inizieranno da quella che è la sanità, quello che ne resta della sanità e poi ci diranno potete andare via, non ci servite più. E se non mi credete andateli a leggere i trattati, perché noi è per questo che siamo così arrabbiati. Perché noi andando lì abbiamo letto quello che hanno fatto questi signori negli ultimi 20 anni e non ci possono più fregare con questa storia del adesso cambiamo. Ma scusa, ma se vuoi cambiare il mondo, ma perché non l'hai fatto negli ultimi 20 anni che hai governato negli ultimi 20 anni? Questo vale per le comunali e vale anche per le regionali, per le nazionali e per le europee. Invece ci cambiano la mascherina davanti, ci cambiano la maschera e si presentano con il volto nuovo. Allora guardate, io oggi, poi concludo perché interverrà Beppe Grillo adesso in diretta e vi porterà un saluto, io voglio dirvi solo questo, in questi mesi che io sono stato lì ho visto quello che hanno fatto, allora oggi io potrei venirvi a parlare solo di loro, ma io non voglio più parlarvi di loro, noi ce li dobbiamo proprio dimenticare, basta aprire gli occhi per non vederli più. In questo paese basta smettere di pensare che questi signori sono degli interlocutori politici. Guardate, questi sono i nostri aguzzini, perché trattati del genere ci porteranno alla fame in Europa e faremo la fine della Grecia se non li andiamo a ridiscutere. Ma qual è anche l'altra differenza? Io voglio portare all'interno delle istituzioni gente come i miei colleghi, gente come Salvatore Micillo. Salvatore Micillo è una persona che viene da Giuliano in Campania, viene un po' più avanti, persona normale, normalissima, che non aveva nessuna intenzione di fare il deputato. Bene, lui viene da Giugliano, in provincia di Napoli, lo sappiamo bene dov'è. È la zona in cui hanno sversato gran parte di quello che si poteva sversare illecitamente in questa regione. Ebbene, arrivato lì, io me lo ricordo i primi giorni, disse Luigi io devo andare in commissione giustizia, devo fare una cosa, poi me ne vado, devo fare una legge che dice che chi inquina rischia le stesse pene che rischia uno che fa un reato di mafia, la stessa cosa.
posizione, ci vuole una vita per farla passare. E lui mi disse: non ti preoccupare. Dopo due mesi l'ho reincontrato e mi disse: l'abbiamo già votata all'unanimità in commissione. Mi sono messo dietro al presidente di commissione, ho fatto lo stalker e alla fine ce l'ho fatta votare. Qualche mese fa Salvatore Micillo si è alzato in aula durante la votazione della sua legge, che è passata quasi all'unanimità, e ha detto: io ho aspettato 20 anni dalla politica che si facesse una legge che ha fatto un cittadino normale in 6 mesi qui in Parlamento senza nessuna competenza. E grazie a persone come queste che la Campania avrà una legge che dice che se inquini rischi 20 anni di galera. E grazie a persone come queste. Ce ne sono altre che non posso presentarvi di persona, che sono persone come Mattia Fantinati. Noi abbiamo la Fiat qui. Questa fabbrica ha avuto il sangue dai pomiglianesi e dalla gente della provincia di Napoli, ma ha avuto pure miliardi di euro dai cittadini italiani. Si stima circa 40 miliardi di euro di soldi pubblici, di fondi pubblici. Quando le cose non sono andate più bene, ha cominciato ad andarsene, a delocalizzare. Bastava una legge che abbiamo fatto noi, ed è legge dello Stato grazie a noi, non grazie a questi signori, che grazie al Movimento 5 Stelle c'è una legge che dice: tutte le aziende italiane che prendono soldi dallo Stato, se vanno in Brasile, Turchia, Serbia, devono restituire i soldi che hanno avuto. E questa è legge dello Stato grazie al Movimento 5 Stelle, è legge dello Stato. Grazie a persone normali, Mattia faceva l'imprenditore, aveva 3 dipendenti, aveva Equitalia alle calcagna che gli stava vicino più della moglie, aveva sempre problemi di delocalizzazioni che facevano perdere lavoro anche a lui, e aveva decine di operai disoccupati che venivano a bussare alle porte della sua azienda per chiedere un posto di lavoro. Se questa legge fosse stata fatta 5 anni fa, quante aziende avremmo fermato nella delocalizzazione? Io non dico che risolve il problema, perché dobbiamo abbassare le tasse alle aziende, fermare Equitalia, lo stiamo facendo, ma dobbiamo pure bloccare la ruberia dei soldi di Stato per cambiarti i macchinari e poi li porti in Turchia, abbandonando centinaia di operai qua. Non funziona così. Un'altra cosa. In questi mesi si è parlato della storia del Veneto, che vuole diventare secessionista, che c'era qualche schizzato che si era messo in testa di fare con una pala meccanica un tanco, e la politica ha tremato per della gente che stava montando una pala meccanica a mo' di carro armato. Quindi c'è più da preoccuparsi per chi si preoccupa di queste cose. Ma in Veneto hanno perso 20.000 aziende in 5 anni, 20.000, ha fatto più danni la politica del governo Monti, del governo Letta e di tutti quelli che lo stanno seguendo, che una guerra mondiale in Veneto. E quella gente è chiaro che se ne vuole andare, è chiaro che se ne vuole scappare dall'Italia, e di certo non li inviti a restare in Italia se ogni giorno aumenti le tasse. Vi hanno fatto questa cosa degli 80 euro, io sono contento per chi li prenderà, però ci vediamo a fine anno, quando scoprirete che vi hanno alzato la TASI, quando scoprirete che vi hanno alzato altri IRP addizionali comunali e regionali, e scoprirete che invece di più 80 euro c'è meno 100 euro nel conto finale. E questo non lo dico io, lo dice il documento di economia e finanze presentato dal governo Renzi prima di presentare il decreto sull'IRPEF. Come si dice dalle nostre parti, entri dalla porta, esci dalla finestra, e quei soldi così andranno per chi li avrà. E poi c'è tutta l'altra fetta che la busta paga se la sta procurando, che sta vedendo di trovarla in un paese, in un sud con il 60% di disoccupazione giovanile. Vi parlavo del Veneto. Bene, sempre Mattia, che è un imprenditore veneto, parlamentare nella nostra commissione attività produttive, qualche mese fa ha ottenuto un altro risultato. Un risultato molto semplice: se sei un imprenditore che deve avere soldi dallo Stato e hai Equitalia che ti chiede le tasse, lo Stato che ti chiede le tasse, tu non ne esci, perché le banche hanno chiuso i rubinetti. E questo lo sapete in molti, lo sanno i commercianti di Pomigliano, io li conosco. Qui c'è stata una vera e propria carneficina dei negozi. Da 700 hanno chiuso 250 negozi nel giro di 2 anni. Ebbene, la nostra norma, che è legge dello Stato, dice una cosa molto semplice. Molto semplice. Se tu sei un imprenditore che deve avere soldi dallo Stato,
qualsiasi tipo di impresa sia, ti si sospende il pagamento delle tasse fino a compensazione. Quante vite avremmo salvato se questa legge l'avesse fatta passare il PD o il PDL qualche anno fa? 4.500 suicidi in 3 anni, imprenditori, 4.500. Questo è quello che sto vedendo. Io sto vedendo gente normale che ottiene risultati incredibili e poi politici di professioni che mi dicono tu non ce la puoi fare, non si può fare. È quello che a cui ci hanno abituato in questi anni, il non si può fare. È sempre stato il modo con cui ci pregavano. L'altro giorno stavo dalla Gruber e c'era un politico, io gli dicevo guarda io mi riduco lo stipendio. C'era uno del PD e diceva la trasparenza è una cosa complicata. Di cosa cavolo stiamo parlando? L'abbiamo dimostrato noi che gli stipendi si possono ridurre. Fai un bonifico ogni mese e ti dimezzi lo stipendio, punto. Non servono leggi. Ci dicevano che non si potevano fare le campagne elettorali senza soldi pubblici. A parte il fatto che quelli che prendono i rimborsi elettorali prendono altrettanti soldi anche dalle lobby. Ma noi l'abbiamo dimostrato sul campo. Quando noi siamo arrivati all'interno della competizione elettorale, chiamiamola così, noi ci siamo fissati come obiettivo quello di vincere senza prendere soldi pubblici, quello di vincere tenendo la regola dei 2 mandati, quello di vincere dimezzandoci gli stipendi, perché dovevamo dimostrare a voi che quello che dicevamo si poteva fare. Ebbene, noi vi avevamo detto che non prendevamo i rimborsi elettorali e non li abbiamo presi, 42 milioni di euro di rimborsi elettorali che non abbiamo toccato, 42 milioni di euro, e riusciamo a fare eventi bellissimi come questo, e fate un applauso ai gruppi che l'hanno organizzato perché è stupendo questo evento. Io una cosa del genere a Pomigliano non l'ho mai vista, mai, è stupendo questo evento, senza soldi pubblici, senza. Allora noi vi abbiamo detto una cosa prima delle elezioni, abbiamo mantenuto quello che dicevamo. Adesso abbiamo presentato la legge su Equitalia, guardate, quella è una cosa importantissima perché è un'emorragia in questo momento. C'è una società che deve fare sempre soldi dietro a gente che non ha più niente. Questo imprenditore di cui vi ho parlato era un imprenditore che aveva 35.000 euro di fido scoperto, gli si è agganciato una banca, il cui direttore poi è stato condannato per truffa, ma nonostante questo gli hanno espropriato la prima casa insieme a Equitalia, lui ha provato il suicidio, gli hanno fatto il TSO e mentre stava in ospedale lo hanno chiamato gli usurai a cui lui si era rivolto per avere dei soldi e gli hanno detto alla moglie non vogliamo più niente, basta che suo marito non ci riprova a suicidarsi, è uscito dall'ospedale, ha trovato la seconda casa messa all'asta. E quella persona viene da me e mi viene a dire gli usurai sono stati più clementi dello Stato, io non ho più niente, mi dice, aveva delle profumerie, non aveva nulla, nulla. Allora è questo che stiamo facendo e lo vogliamo fare in Europa. Dopo sentirete un altro candidato alle europee, sentirete i miei colleghi, adesso sentirete Beppe. Noi vogliamo portare un po' di normalità nelle istituzioni. Noi lo stiamo facendo con tutta la forza del caso. La dovete sentire questa forza, io spero di riuscire a trasmettervela, perché noi ci crediamo davvero. Noi ci crediamo davvero in quello che stiamo facendo. Ci crediamo davvero. Voi la dovete sentire perché queste persone tra 2 mandati tornano a casa. Non devono fare i politici di professione, vale per me come vale per tutti nel Movimento 5 Stelle. E abbiamo cacciato gente che si voleva fare eleggere per la terza volta da questo movimento. Ma questa normalità la dobbiamo portare nelle istituzioni per 2 ragioni, ci dobbiamo credere per 2 ragioni. La prima, siamo il movimento che in questo momento sta ambendo a fare la prima forza politica d'Italia. Siamo già in corsia di sorpasso del PD. Stamattina il Corriere della Sera titolava che eravamo oltre il 27%. E se ci hanno dato al 18% prima delle elezioni e abbiamo preso il 25%, se oggi fate 27% ci mettete qualcosa vicino e capite quando prenderemo. E a questo va aggiunta un'altra cosa. Noi dobbiamo andare in Europa a portare uno tsunami, è uno tsunami politico. I giornali europei ci accreditano come il movimento che al suo esordio in Parlamento europeo farà un risultato che non si è mai visto in Parlamento. Non c'è nessun movimento in Europa che al suo esordio abbia mai portato più di 15 parlamentari, più di 16 parlamentari. Noi siamo accreditati già a 20 parlamentari, andremo oltre. Che significa questo? Che faremo un risultato storico e con quel risultato storico ci verranno dietro gli altri paesi europei per cominciare a discutere di comunità.
ce l'ho con le banche, ce l'ho con le leggi che gli danno quel potere. C'è Beppe in linea, salutatelo, un abbraccio. Signori, a noi o no?